ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito nippi.it. Ve lo scrivo anche qui in sovraimpressione. Voglio ringraziare Graziana per avermi scelto per questa collaborazione. Ho fatto scegliere proprio a lei il soggetto del tutorial. Le ho chiesto se preferiva un bracciale, una collana o anche un paio di orecchini. Lei ha scelto un bracciale. Sono davvero contenta di aver realizzato questo bracciale perché mi piace da impazzire proprio. Ve lo presento. Vi presento Jasmine ed eccolo qui. L'ho realizzato con tre tecniche di tessitura. Ho realizzato l'herring bone per la fascia, poi ho utilizzato anche il peyote, il raw, ho effettuato questa decorazione molto carina sopra. Questo è appunto la chiusura a T-bar realizzata sempre con le perline. Questo è appunto il cerchio che contiene appunto il tubicino fatto al peyote e sono davvero davvero soddisfatta del risultato. Vi anticipo che sul sito nippi.it sarà disponibile anche il kit di questo bracciale. Se siete interessati ad acquistarlo vi lascio il link in descrizione. Ovviamente in descrizione vi lascio anche la lista dei materiali. Io vi lascio al tutorial e niente, buon tutorial, ciao! Partiamo con il tutorial. Allora, la fascia centrale è realizzata con la tecnica herring bone. Andrò ad utilizzare due colorazioni di Rocaille 80, questa qui che sono le Permanent Finish Galvanized Starlight, precisamente le 053. Invece queste altre sono le Lustered Navajo White, le 046. Nell'info box troverete appunto tutta la lista dei materiali con il relativo link al sito. Quindi partiamo con queste due Rocaille 80, come filo utilizzo il Miyuki e come ago sto utilizzando un pony misura 10. Quindi sul nostro filo e sul nostro ago inseriamo una Rocaille beige 80, una Rocaille oro, una Rocaille beige e una Rocaille oro. Le porto alla fine del filo e rientro soltanto nelle prime due Rocaille inserite. Rientro solo nelle prime due e tiro il filo in questo modo, vedete? Ed eccola qui, stiamo appunto creando la fascia di Rocaille 80, quindi questo è il primo gruppetto. Inserisco l'ago in queste due perline accanto, tiro bene il filo ed inserisco, siccome qui mi trovo una perlina oro, inserisco una Rocaille beige e una Rocaille oro e rientro nuovamente nelle due perline andando in direzione opposta in questo modo ed eccole qua. Di nuovo ripasso in queste due perline andando verso l'alto. Adesso andrò ad inserire prima una Rocaille beige e poi una Rocaille oro e rientro nuovamente nelle due perline andando dal basso verso l'alto. Di nuovo una beige e una oro e rivado dall'alto verso il basso. Quindi ne ho creato un modulo, due moduli, questo è la metà del modulo, vado a creare anche l'altra parte, quindi rientro di nuovo in queste due perline ed inserisco una Rocaille 80 beige e una Rocaille 80 oro e rientro nuovamente in queste due perline dal basso verso l'alto. Questa è la nostra base appunto di 6 perline. Rientro di nuovo in queste due, tiro bene il filo e giro la lavorazione ed eccole qua. A questo punto andiamo a lavorare in herring bone. Quindi siccome qui mi ritrovo dove fuoriesce il mio filo, mi ritrovo una perlina oro, inserirò appunto una perlina beige, quindi una perlina beige e una perlina oro e rientro in queste due, perlina beige e perlina oro, le aggiusto, rientro nella beige e nella oro, qui mi ritrovo una oro, quindi di nuovo
una beige e una oro, e rientro in queste due andando verso il basso. Di nuovo mi rinfilo nella beige e nella oro. Vado ad inserire anche l'ultima coppia, quindi di nuovo una rocaille beige e una rocaille oro, e rientro solamente nella rocaille beige e tiro il filo. Ovviamente tiro entrambi i fili in questo modo. A questo punto inserisco sul mio ago una rocaille 110, io l'ho scelta in questa bellissima tonalità, che è la Celion Celery, la 0172. Inserisco appunto una rocaille 110 e rientro nuovamente nella rocaille beige e nella rocaille oro in queste due. Sono ritornata di nuovo indietro nella lavorazione per poter proseguire la mia fascia in herringbone. Quindi qui mi ritrovo sempre una perlina oro, quindi andrò ad inserire una perlina beige e una perlina oro. E a questo punto non rientro più in tutta la fila, ma rientro soltanto nella beige e nella oro accanto, in queste due. Le aggiusto e tiro il filo, vedete? In questo modo. Di nuovo una beige e una oro. E rientro nella beige e nella oro accanto in queste due. Stesso discorso, le aggiusto e proseguo così. Quindi di nuovo una beige e un oro, e in questo caso rientro soltanto nella beige. Aggiusto anche questa, tiro per bene il lavoro, giro il lavoro per comodità. A questo punto stesso discorso, per ritornare indietro una rocaille 110 e rientro nuovamente nella beige e nella oro in queste due, per ritornare in su. Ed ecco qua, ecco come si presenta adesso la nostra fascia in herringbone. Quindi proseguo, vi mostro di nuovo questo passaggio, poi è sempre uguale per andare avanti con la lavorazione. Una rocaille beige e una rocaille oro, rivado nella beige e anche nella oro in queste due, le aggiusto, di nuovo una beige e una oro e rivado in queste due. Mi raccomando, tirate bene i fili, una beige e una oro e rivado nella beige. Aggiusto anche in questo caso una rocaille 110 Celery e per ritornare indietro ovviamente rientro nuovamente in queste due e tiro per bene i fili. Ed ecco qui come si presenta. Ovviamente le perline pian piano vanno a posizionarsi in questo modo. Realizziamo così la fascia in herringbone. Dobbiamo realizzare esattamente 51 giri, cioè bisogna contare, vedete, questo è il primo giro, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. Quindi dobbiamo realizzare per un totale di 51 giri. Ed ecco qui la fascia in herringbone di 51 giri. Esattamente avremo 24 rocaille 110 posti su entrambi i bordi, quindi 24 rocaille qui e 24 rocaille 110 celery poste appunto sui bordi della nostra fascia. A questo punto io mi ritrovo, vedete, a fuoriuscire da questa rocaille 80, la terza. C'è la prima, la seconda e la terza. Il mio filo fuoriesce appunto da questa rocaille qui. Ho inserito ovviamente un nuovo filo. Anche durante la lavorazione dovrete aggiungere un nuovo filo, quindi basta ripassare all'interno sempre della coppia
ed effettuare sempre la stessa lavorazione, quindi girando un po' a vuoto e poi pian piano inserendo nuove perline per andarle poi ovviamente a fissare per bene al lavoro. Quindi questa è come si presenta appunto la fascia in herringbone. Adesso vi dicevo, mi ritrovo a fuoriuscire esattamente da questa terza locale. Questo è l'inizio del nostro lavoro, vedete? Ci sono appunto i due giri, quelli lì che abbiamo realizzato inizialmente, e poi qui, come vedete, io ho realizzato anche un altro piccolo giro, e quindi appunto per un totale di 51 giri. Quindi 50 sono posti da quest'altra parte, il 51esimo è posto proprio sul bordo dove c'è proprio l'inizio del lavoro. Quindi vado a decorare la mia fascia in herringbone, fuoriesco da questa terza rocaille 8-0 e vado ad inserire una rocaille 11-0 oro e rientro nella celery che viene subito dopo, salto questa e rientro nella seconda celery in questo modo. Vedete, sono rientrata di nuovo nella celery. A questo punto inserisco un mezzo cristallo da 3 mm, questo è esattamente il jet blue iris da 3 mm, e rientro nuovamente nella celery che viene subito dopo, in questa, e tiro il filo. Inserisco sul mio ago una perla Swarovski, questa è la Crystal Lapis da 4 mm, e rientro nuovamente nella rocaille 110 che viene subito dopo. Alterno il mezzo cristallo alla perla Swarovski fino alla fine. Rieccomi, ho inserito esattamente 11 perle Swarovski e 11 mezzi cristalli. A questo punto mi ritrovo a fuoriuscire appunto dalla rocaille celery, inserisco una rocaille oro 110 sul mio ago e rientro nelle due rocaille 80, questa oro e questa beige, e tiro bene il filo. A questo punto vado a realizzare un altro giro, quindi il 52esimo, inserirò una rocaille 80 oro e una rocaille 80 beige. Inserisco l'ago all'interno della oro e all'interno di questa beige per andare appunto a realizzare il 52esimo giro. Di nuovo una oro e una beige e rivado all'interno di queste due perline. Di nuovo una oro e una beige e rivado nella 80. Le aggiusto e ho realizzato il 52esimo giro. Una rocaille 110 sul mio ago e rientro nella rocaille celery e tiro il filo. Di nuovo andrò ad inserire un mezzo cristallo e mi rinfilo all'interno della celery, una perla Swarovski da 4 mm e rivado nella celery. Realizzo questo passaggio fino alla fine. Questo è il risultato. Per terminare questa decorazione vado ad inserire una rocaille 110 sul mio ago e rientro nella rocaille 80 beige e nella rocaille 80 oro, queste due rocaille in questo modo, vedete? Sono rientrata appunto in queste due rocaille. A questo punto vado a realizzare un'ulteriore decorazione per andare a impreziosire il nostro bracciale, quindi io mi ritrovo a fuoriuscire da questa rocaille qui oro, rientro nella in queste tre rocaille accanto, risalgo in queste tre rocaille, vado a ripetere questo passaggio ovviamente per arrivare fino alla fine e riscendo in queste 5 perline. Ed eccomi qua.
A questo punto vado ad inserire sul mio ago questa sequenza: una 11, una 15, una 11, una 8, un'altra 8, un mezzo cristallo da 6, una 8, un'altra 8, una rocaille 11-0, una rocaille 15-0 e una rocaille 11-0. Questa è appunto la sequenza. Vado a portarla alla fine del filo ed eccola qua. E devo contare esattamente, io mi ritrovo a fuoriuscire dalla quinta perlina, vedete? Sono 2, 3, 4 e 5, mi ritrovo a fuoriuscire dalla quinta. Adesso vado a contare queste perline, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mi rinfilo nella ottava e nella nona perlina in queste due e tiro il filo. A questo punto di nuovo la sequenza la portiamo sempre alla fine del filo e stesso discorso, vado a saltare 8 perline. Vedete, io fuoriesco da questa dorata, quindi la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, l'ottava. Quindi rientro in questa dorata e in quella beige subito dopo. Quindi rientro nell'ottava e nella nona in queste due. Proseguo così fino alla fine. Ho inserito la prima fila di decorazione, vedete? Ho inserito il primo modulo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. E il quinto modulo, vedete, mi sono rinfilata esattamente nelle ultime quattro perline, perché la quinta coppia di perline l'andremo a realizzare adesso. Quindi io salto sempre ovviamente le 8 perline, non tenendo conto quella iniziale, quindi vedete, fuoriesco da questa beige, conto appunto la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima e mi rinfilo sempre nell'ottava perlina, che nel mio caso è questa beige. Rientro anche in questa oro, in questa beige e in questa oro. Così ho terminato appunto questo lato, questa decorazione laterale. A questo punto, per andare avanti e ricreare la medesima decorazione anche da quest'altro lato, vado ad inserire un'altra fila ad herring bone, quindi una rocaille beige e una rocaille oro sempre sul mio ago e rientro sempre nella beige e nella oro. Le aggiusto. Di nuovo una beige e una oro e rivado nella beige e nella oro. Tiro sempre per bene il filo, una beige e una oro e rivado nella beige. Adesso io mi ritrovo esattamente nella seconda rocaille beige, mi rinfilo anche nelle altre tre rocaille 8-0 che vengono subito dopo, queste tre. A questo punto, vedete, mi ritrovo sempre parallela all'altra decorazione, quindi inserisco anche la decorazione in questo lato e ritorno da voi. Rieccomi, ho inserito anche la seconda decorazione e questo è il risultato, ve lo mostro più da vicino. Mi ritrovo esattamente a fuoriuscire dall'ottava e nona perlina, nel mio caso è quella oro e questa beige. Mi rinfilo esattamente nella perlina, questa qui, 11-0 celery, questa. A questo punto rivado nuovamente nella rocaille 8-0, questa beige e questa oro, ritorno di nuovo indietro. In questo modo, vedete, mi rinfilo nuovamente nella sequenza appena inserita vedete in tutta la sequenza mi rinfilo anche nella nona e ottava perlina, quelle centrali fra le due decorazioni, e risalgo solo nelle prime tre perline, la 11, la 15 e la 11, e tiro il filo.
Inserisco sul mio ago una rocaille 11.0, una perla Swarovski da A4 e una rocaille 11.0. Questa è la sequenza e rientro nel secondo archetto nella rocaille 11.0, 15 e 11. Vedete? In questo modo. Inserisco una perlina 8.0 sul mio ago e rivado direttamente nella perlina 11, 15, 11 e anche le due 8 del secondo archetto. Ed ecco qua. Questa è la decorazione che appunto va a unire gli archetti. Ripeto nuovamente questo passaggio, quindi ripasso nel mezzo cristallo, nelle 2 8, nella 11, nella 15 e nella 11. Ripasso nelle 2 8 centrali che vanno a dividere i due archetti. Risalgo solamente nella 11, nella 15 e nella 11. Inserite una 11, una perla da 4 e una 11 e rientrate nell'archetto, nel secondo archetto, nella 11, nella 15 e nella 11. Una rocaille 8.0 sul vostro ago e rientrate nella 11, 15, 11 e anche nelle 8 e nel mezzo cristallo per andare a completare questa decorazione per tutti gli archetti. Rieccomi, ho terminato la decorazione per questo lato e ho inserito esattamente 4 perle Swarovski che vanno appunto ad unire i 5 archetti. A questo punto mi ritrovo a fuoriuscire da questa rocaille qui 8.0, vedete? Ho inserito appunto l'ultimo archetto, la 8.0, poi sono rientrata nell'ultimo archetto, nel mezzo cristallo e nelle due rocaille 8.0. A questo punto inserisco sul mio ago una 8.0, una perla da 4 e una 8.0 e rientro, io fuoriesco da questa perlina qui beige 8.0 di questo archetto, rientro nella perlina 8.0 dell'altro archetto parallelo. In questo modo inserite un mezzo cristallo da 3 mm e rientrate nuovamente nella perlina 8.0 dell'altro lato e anche nella sequenza in alto 8.0 perla 8.0. In questo modo, vedete, abbiamo appunto unito i due lati. Adesso non ci resta che ripassare all'interno dell'archetto per andare ovviamente a riprodurre questo passaggio. Rieccomi, ecco la decorazione terminata, questo è come si presenta adesso il bracciale con la decorazione appunto ultimata. Un piccolo appunto, come vedete qui in questo lato ho iniziato la decorazione con un mezzo cristallo ed ho terminato appunto la decorazione con un mezzo cristallo. Invece nell'altro lato, siccome non mi piaceva aggiungere un mezzo cristallo qui e quindi una perlina in questo lato l'ho saltata perché il mezzo cristallo veniva più alto rispetto all'altro, però se voi volete appunto realizzare la decorazione mezzo cristallo e finire con un mezzo cristallo, vi consiglio appunto di decorare anche questa perlina. A questo punto il bracciale non è terminato, ovviamente vado a posizionare il mio filo e il mio ago da questa perlina qui, la seconda. Questa è la base iniziale appunto del bracciale, appunto si nota dall'altra parte, vedete, perché la parte, diciamo, lunga del bracciale si presenta in questo modo, invece l'inizio del bracciale è più compatto rispetto appunto alla lavorazione in sé. Quindi mi sono posizionata esattamente in questa perlina per andare a realizzare una riduzione di fascia in herringbone. Quindi partendo appunto da questa perlina andrò ad inserire una perlina oro e una perlina beige e vado a rinfilarmi nella perlina oro e anche nella beige, di nuovo perlina oro e perlina beige, vado a rinfilarmi nella perlina oro in modo da creare una fascia, una riduzione di fascia in herringbone in questo punto. Questo perché il bracciale al momento misura esattamente 13 centimetri.
Di solito i bracciali si realizzano 16-17 cm, il mio polso per esempio è 15 cm. Io non amo i bracciali larghi, li preferisco sempre molto aderenti al polso e quindi andrò a realizzare un'estensione con una riduzione della fascia in herringbone e poi andrò a realizzare anche la chiusura in perline. Per i laterali, come dicevo prima, vado a creare un collegamento, una riduzione con sempre la tecnica herringbone e quindi posiziono il mio filo e il mio ago in questa perlina qui beige, la seconda. A questo punto, sempre con la medesima tecnica, prima una rocaille oro e poi una rocaille beige e mi rinfilo nella oro accanto, questa qui. Le aggiusto, risalgo ovviamente in quella beige accanto per andare ad inserire un'altra coppia di perline, sempre una rocaille oro e una rocaille beige, e riscendo nella rocaille oro. In questo modo, vedete? Dicevo, rivado in queste due perline accanto, vedete il mio filo si ritrova in questa perlina qui dorata e rivado in questa beige e in questa dorata, in questo modo. A questo punto inserisco una perlina beige e una perlina dorata e rientro soltanto nella perlina beige ed eccole qua. Ripasso di nuovo con l'ago in queste due accanto, quella dorata e quella beige, tiro bene il filo, di nuovo una perlina dorata e una beige e rientro in questa qui dorata e anche in quella beige, per poi risalire di nuovo in quella dorata, in quella beige e in quella dorata. Vedete, sto allungando appunto la mia lavorazione, di nuovo una perlina beige e una dorata, ovviamente le alterniamo e rientro soltanto in queste due. Ovviamente risalgo in queste due più quella inserita e ovviamente proseguo così fino alla lunghezza desiderata, alternando appunto le due perline, ripassando sempre in due della base e poi le aggiustiamo e risaliamo appunto in tre perline, le due già presenti più l'ultima inserita, per continuare la lavorazione. Ovviamente questi passaggi li realizziamo anche dall'altra parte. Rieccomi, questa è una decorazione già ultimata, adesso vi spiego come si realizza. Tenete conto che io il bracciale lo sto realizzando insieme a voi in questo momento e al momento, realizzando appunto 6 prolungamenti da entrambi i lati, il bracciale misura esattamente 16 cm, quindi credo che sia perfetto, perché una volta che andremo a realizzare anche la chiusura in perline, quindi la misura sarà adatta per qualsiasi polso. Adesso vi spiego come ho realizzato appunto questa decorazione, che mi sembra davvero molto carina e molto fine per andare appunto a completare un bracciale in fascia herringbone. E adesso appunto vi spiego. Noi abbiamo appunto realizzato, un attimino che ho perso l'ago, ecco qua, abbiamo appunto realizzato questi sei righe, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta, e poi c'è la base di 4 perline, poi ovviamente la fascia. A questo punto io mi ritrovo a fuoriuscire appunto da questa perlina qui dorata, quindi ripasso col l'ago in 3 perline accanto, queste 3, e tiro il filo, inserisco sul mio ago esattamente 3 rocaille 11-0 e un mezzo cristallo da 3 mm e rientro con l'ago esattamente nella base, cioè nella perlina esterna del rigo dove appunto abbiamo 4 perline, quindi in questa, che nel mio caso è dorata.
e tiro il filo. Vedete, le perline appunto si sono posizionate in questo modo. Adesso, per andare avanti con la lavorazione, posso tranquillamente ripassare in questa perlina bianca sotto, ripasso nella perlina dorata andando verso l'alto e ripasso anche in questa bianca, in queste due, ripasso in questa dorata e bianca andando verso il basso, vado a fare questa sorta di cucitura per ovviamente risbucare dall'altro lato e fare i medesimi passaggi. Quindi ripasso anche in questa dorata e in questa beige, ed eccomi qua, di nuovo mezzo cristallo da 3 mm e 3 rocaille 11.0, e rivado nelle tre perline in alto, le ultime tre, quindi la dorata, la beige e la dorata. Adesso non ci resta che andare a realizzare un'altra piccola decorazione, cioè questa qui. Ho realizzato questa piccola decorazione che poi unisce tutta la decorazione in alto del bracciale, vedete? Mi ritrovo a far uscire appunto da questa perlina qui dorata, ripasso in queste tre perline accanto, ripasso anche nelle tre perline 11.0 nel mezzo cristallo e anche nella perlina dorata, questa alla base, ed inserisco questa sequenza sul mio ago. Due perline 11.0, una perlina 8.0 beige, un mezzo cristallo da 3 mm e una perlina 8.0 oro, e rientro direttamente nella perla Swarovski da 4 mm. E tiro il filo ed ecco qua che la sequenza si è posizionata. A questo punto inserirò di nuovo la sequenza inversa, quindi una perlina 8.0, un mezzo cristallo da 3, una perlina 8.0 beige e due rocaille 11.0, e rientro con l'ago esatto questa perlina qui 8.0 e anche nel mezzo cristallo e nelle tre perline 11.0. Ed ecco qui la decorazione terminata. Adesso dobbiamo ripassare all'interno di quest'ultimo giro per andare a compattare il nostro lavoro e poi andremo a realizzare la chiusura in perline. Andiamo a realizzare la chiusura. Partirò proprio dalla parte del cerchio della T-bar, quindi inseriamo sul nostro ago esattamente una rocaille 11.0, un mezzo cristallo da 6, due rocaille 11.0, un mezzo cristallo da 6, alternati fino alla fine per 5 volte. Tenete conto che l'inizio e la fine ho terminato appunto con una rocaille 11.0, invece nei centrali dei mezzi cristalli due rocaille 11.0. Porto il tutto alla fine del filo e chiudo il lavoro a cerchio. Ed ecco qua, questo è il risultato. Mi ritrovo a fuoriuscire esattamente da una rocaille posta ovviamente vicino al mezzo cristallo, la parte però esterna della rocaille e non la parte interna, quindi mi ritrovo a fuoriuscire da una di queste rocaille. Inserisco sul mio ago esattamente un mezzo cristallo da 3, una rocaille da 8, una perla da 4, una rocaille da 8 e un mezzo cristallo da 3 mm. Io appunto, come dicevo prima, fuoriesco da questa perlina, rientro nella perlina dall'altra parte, sempre posta vicino al mezzo cristallo, e rientro anche nel mezzo cristallo e nella perlina, in queste tre. Ed ecco qua. Ovviamente questo passaggio vado ad effettuarlo per tutti i mezzi cristalli, quindi ripasso anche nella perlina accanto, nel mezzo cristallo, nella perlina accanto, inserisco la sequenza del mezzo cristallo, rocaille da 8, perla da 4, rocaille da 8, mezzo cristallo, e rientro nella perlina, mezzo cristallo, perlina, in questo modo. E vado a lavorare anche gli altri tre mezzi cristalli. Questo è il risultato. A questo punto mi ritrovo a fuoriuscire da questa rocaille qui 11.0, l'ultima sequenza inserita è appunto questa qui. Inserisco 6 rocaille 11.0 sul mio ago e rientro nuovamente nella rocaille 11.0 dell'altro lato,
e anche nel mezzo cristallo e nella rocaille 110, quindi ripasso nuovamente in queste tre e tiro il filo. Risalgo solo nelle prime 4 rocaille 110, tiro, inserisco direttamente l'ago nella rocaille 80, nella perla e nella rocaille 80 senza inserire alcuna perlina e tiro il filo e rientro con l'ago soltanto nella terza e quarta rocaille e tiro il filo. In questo modo, vedete, si è formata appunto questa punta. Questa lavorazione vado a effettuarla anche per gli altri 4 mezzi cristalli, quindi basta soltanto ripassare in queste due perline accanto, riscendere all'interno del primo giro, quindi nella perlina mezzo cristallo perlina, per poi andare nel secondo mezzo cristallo, quindi passare nella 11 mezzo cristallo e 11 e rifare nuovamente il medesimo passaggio. Io faccio questi passaggi e ritorno da voi. Rieccomi, questo è appunto il risultato. Adesso voglio inserire una rocaille 150 in questi spazietti qui per andare a compattare ulteriormente il mio modulo. Quindi una rocaille 150, fuoriesco da questo mezzo cristallo e rientro nel mezzo cristallo che viene subito dopo e anche nella 80 e tiro il filo. Vedete, ho posizionato appunto questa perlina. Vado a replicare questo passaggio anche per gli altri punti. Ed eccomi qui, ho inserito le 5 rocaille 150. Adesso mi ritrovo in questa perlina qui 80, ripasso in queste 4 rocaille 110, inserisco una rocaille 110 sul mio ago e rientro nelle altre 6 rocaille 110 del secondo mezzo cristallo. Ovviamente questo passaggio vado a farlo per anche gli altri punti. Ed eccomi qua, questo è il risultato. Ho sostituito le perline oro con le perline queste qui di questa bellissima colorazione celery, che ho anche utilizzato anche per il bracciale, per appunto per utilizzare tutti i colori. A questo punto mi ritrovo a fuoriuscire dalla 80 posta vicino alla perla Swarovski. Inserisco 2 rocaille 110 oro. Prendo la nostra fascia, il nostro bracciale, inserisco l'ago all'interno della 80. Adesso inserisco l'ago nella 80 beige e tiro il filo. Inserisco nuovamente 2 rocaille 110 e rientro in questa 80. E tiro ovviamente il filo. Ripasso anche in queste due 110 poste centrali, ripasso nuovamente nella 80, nelle due 11, nella fascia. Posso anche ripassare in queste tre 80 in modo da stringere per bene e collegare il tutto saldamente, e abbiamo appunto collegato il bracciale alla chiusura. Questo è il retro e questo è appunto il davanti. Adesso non ci resta che realizzare il tubicino, che poi andremo a collegare dall'altro lato. Per il tubicino vado a realizzarlo al peyote, quindi ho inserito sul mio ago esattamente 11 rocaille 110, le porto alla fine del filo e poi ovviamente vado a lavorare al peyote. Quindi inserisco una nuova rocaille 110, salto la prima perlina e rientro con l'ago nella seconda perlina. In questo modo le perline si vanno ad affiancare. Proseguo in questo modo, quindi di nuovo una rocaille 110, salto questa perlina e rivado nella perlina che viene subito dopo. Proseguo così fino alla fine. Per quanto riguarda l'ultima perlina, vado ad inserire una rocaille 110 sul mio ago e siccome non ho
nessuna perlina da saltare per infilarmi nell'altra, rivado in questa perlina, in questa direzione, dall'alto verso il basso, quindi mi infilo in questo modo, vedete? E tiro il filo. Ovviamente li aggiusto. Vedete? Ovviamente per ritornare in questa perlina e continuare la nostra lavorazione al peyote, devo ripassare in queste due perline. E tiro il filo. Rivado verso l'alto in queste tre. 1, 2 e 3. Tirate ovviamente sempre bene i fili, entrambi, e poi ripasso in questa perlina, l'ultima che ho inserito. Ed ecco qua. Adesso di nuovo una rocaille 11-0 e rivado nella rocaille 11-0 che viene subito dopo. Una nuova rocaille 11-0 e rivado in quella che viene subito dopo. E così fino alla fine. E tiro per bene il filo. E questo è al momento il lavoro. Adesso non devo, in questo punto non devo rifare i passaggi di prima, ma basterà soltanto inserire una rocaille 11-0 e rientrare nell'ultima rocaille inserita. Di nuovo una rocaille 11-0 e rivado in quella più sporgente. Stiamo appunto creando il tubicino per la nostra T-bar. Di nuovo una 11-0 e rivado in questa. A questo punto sul nostro lavoro non ci sono perline sporgenti, quindi una nuova rocaille 11-0, mi rinfilo di nuovo in questa perlina, questa qui, tiro il filo, aggiusto la mia perlina in questo modo, ripasso in questa centrale e in quella del secondo giro, in questa. Ripasso in queste tre tiro bene il filo e ritorno nell'ultima perlina inserita. Questo è appunto il procedimento, è davvero molto molto semplice. Di nuovo una rocaille e rivado nella rocaille più sporgente, una nuova rocaille e rivado nella rocaille più sporgente. Al momento abbiamo esattamente realizzato 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri al peyote. Rifaccio nuovamente questi passaggi fino ad ottenere la lunghezza desiderata. Ho realizzato esattamente 10 giri, come vi mostravo prima si contano a zig zag, quindi il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo giro. Per poter chiudere ovviamente il nostro tubicino dobbiamo avere questo schema qui, nel senso una perlina sopra e qui lo spazietto. Andremo ad effettuare una chiusura zig zag. Io mi ritrovo in questa perlina, quindi ripasso nell'altra perlina, questa qui sporgente, rivado in questa perlina qui sporgente dell'altro lato, nuovamente rivado in questa perlina qui sporgente. Vedete, bisogna lavorare a zig zag e tirare bene il filo, prima una perlina di un lato e poi la perlina sporgente dell'altro lato. Poi si va a formare appunto questo tubicino. Finisco di effettuare la cucitura a zig zag e poi ritorno da voi. Una volta effettuata la cucitura andremo ad inserire una perlina. Questa perlina ci consentirà di ovviamente cucire il tubicino alla piccola fascia in herringbone. Quindi, come vedete, io qua
Guardate tutte queste perline qui poste parallele, quindi ho un primo spazietto, secondo, terzo, quarto e quinto spazietto. Io devo posizionare ovviamente questa perlina sul centro, quindi andrà collocata qui nel terzo spazietto. Quindi ripasso in queste perline sempre a zig zag per andare a spostare il mio ago e il mio filo esattamente al terzo spazietto. Quindi ripasso in queste due, ripasso in queste quattro perline. Vedete, sono ripassate in queste perline e mi ritrovo appunto nel terzo spazietto, quindi una perlina 11.0 sul mio ago e rientro nella perlina parallela. Vedete, abbiamo appunto posizionato questa perlina che poi è centrale. Vedete, qui ci sono due spazietti e qui altri due spazietti. Quindi questa perlina ovviamente l'agganciamo per bene, quindi ripassiamo nella lavorazione. Ed ecco qua che vado ad infilarmi nella perlina centrale. A questo punto, visto che sono proprio in questa perlina qui centrale, prendo il mio bracciale, eccolo, io fuoriesco dalla perlina, mi rinfilo nelle due, anche nelle tre va benissimo, nelle 3 8 0, e ritorno nuovamente nelle 3 8 0 dell'altro lato ovviamente, e poi nella 11.0. Rifate questo passaggio più e più volte per andare a fissare per bene il nostro tubicino al bracciale. Ed ecco qui il bracciale Jasmine completato. Questa è appunto la chiusura, il bracciale, e qui ho collegato appunto il tubicino. Ho eliminato tutti i fili, questo è il retro. E per chiudere il bracciale basta infilare ovviamente il tubicino all'interno della chiusura, in questo modo, come una semplice T-bar. Vedete, regge. Io spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento. Voglio ringraziare di nuovo il sito Nippi Graziana per avermi scelto per questa collaborazione. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi tutorial. Ciao ragazze!